aspetta. Ho detto che stavi di là. Sei di qua? Hai ragione, scusa, un attimo. Ti metti lo smalto? No, ho messo il plumping di Charlotte Tilbury per farmi le labbra belle, perché me le sono scrubate e volevo vedermele belle. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi assaggi con Gloria da bendata. Abbiamo un altro... All'alba delle 00:30. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Qua abbiamo una mano amica che ci aiuterà a passarci delle cose che ha scelto. Saluta mano amica. Ciao mano amica. Si chiama Federica. Oggi sono qui perché abbiamo deciso di fare un video assaggio un po' diverso dal solito. Ha deciso di prendermi, cioè non è che ha deciso, io l'ho obbligato a prendere delle cose. Io assaggerò queste cose, dovrò dire che cosa sto assaggiando, tipo che sapore ha e che cos'è secondo me. Dare un voto. Adoro quando una cosa mi piace. Che schifo quando una cosa non mi piace. Cioè semplicissimo, una votazione tipo ti piace o non ti piace. Sarò bendata in tutto ciò. Io mi copro gli occhi. Direi che iniziamo. Dai, iniziamo da... No, perché... No, iniziamo da... Sei bendata, non vedi? Sì, adesso sì. Sicura? Non barare. Le prenderò questo, perché questo qua mi ispira da fargli assaggiare. Adoro. Userò solo il tatto e l'olfatto e il gusto. Attenta con le mani, non muoverti. Che cacchio è? È dolce. Che cos'è? È un dattero? Non lo so. No, non ti do questa soddisfazione. Stuzzica denti dentro? Sì, sì. Adoro, sono un genio. Che buono il profumo, vabbè, mangio. Beh, ma cos'è? Ma è salata. Amo. Oh mio Dio. È buono. È presente quelli che mettono dentro nei pacchi di cardi, di... Che schifo. Ma di cosa sa? Amo, sa di salsiccia svuotata. Quindi è essiccata. Sì. Non so in realtà se è essiccata questa roba, ma in realtà è una caramella. Non è una caramella, piccante. Secondo me è più bello. È piccantissima, sto salendo adesso. Ma quindi finché tu non lo indovini io non ti devo far togliere la... Oh. La benda, non ho capito il gioco, interrompete. No, scusate, non avete il gioco. Brucia, ma che cacchio c'era la pegno? Ah, ma io non pensavo fossero piccanti. No, allora, questi sono degli spiedini di carne essiccata, piccante. Tipo i salamini Beretta, però vecchi, aperti da un po' e svuotati. La consistenza fa schifo. Avevo ragione, me li immaginavo proprio così, te li giuro, amo. Te li giuro. Odorarli da vicino sanno di dolce. Ma perché non ti stai togliendo la benda adesso? Ah, voglio vederli. Aspetta, togliere la benda adesso. Bambino, bambina. Già. Ma li avresti mai assaggiati? Vedendoli? Mai, mai. Ok, aspetta, amo, cambio prodotto. Che schifo. Raga, questi sono alla seppia. Mi sa che finirà la nostra amicizia. Non mi ispirano per nulla. Cioè, sono belli da vedere, ma non lo so. Alla seppia. Apri le mani. Apri le mani, tesoro, sono stupenda. Tutta la confezione. Ma hai già aperto? Sì. Cosa ho toccato? Mio Dio. Sono dei mochi. Sono dei mochi. Sono dei mochi. Però sono dei mochi un po' maciovile da. Ma cos'è che c'è sta roba? È commestibile questa? Forse erano le codette che mettono sopra? Ecco, questo sa meno di dolce dell'altro. Com'è? Ah, ma è buono. È buono. È buono. Oh mio Dio, questo è buonissimo. Sa di frutta. Ah, ok. Cioè, azzeccato per metà, perché so che non lo indovineresti mai l'altro ingrediente, quindi puoi aprire la busta. Cioè patata dolce. No, non la indovinerai mai. Fidati, guarda lì e forse capire guardando. Krabby Patty, Philadelphia Roll, Katsubushi. Wow. Che belli sono. Ma wow. Carbone attivo. L'ho detto. Io non avevo visto che, guarda, sulla confezione c'è anche la fragola. È marmellata di fragole, ma in realtà è al succo di seppia. Però è buono. Posso assaggiarlo? Certo. Cioè l'interno sapeva di crema. Crema fruttata. L'esterno di mochi. Quindi adoro. Raga, penso che metto a posto questi qua e prendo questi qua, che secondo me mi ispirano di più. Non lo so, l'immagine è carina. Poi c'è questa che mi ricorda Gloria con Luna. Troppo carine. Cioè devi prenderlo tu dalla busta. No, no, prendi proprio la busta in mano. Che hai visto? Non capisco. Oh mio Dio, ma perché sa d'erba? Sa di prato tagliato.
Che schifo. No, questo fa schifo. Già... No, questo fa schifo. Io... Oh, aspetta, questo ho capito che cos'è. Questa è sempre carne essiccata. La copertura sa di... bacon, bacon dolce e bacon finto. Ma perché fanno queste consistenze che sanno di tappeto? Non sa di tappeto. Sembra di masticare il cartone che sta fuori a prendere l'acqua. Però la copertura è buona, ti intortano così loro. E poi è salato. E poi di nuovo dolce. Amo, è dolce salato. Dolce. Posso guardare, per me è bacon. È sfiziosa. È tutto tranne quello che hai detto tu. Ma che cos'è, salmone? Snack salato con zucchero e culo... La consistenza fa schifo. Ma la copertura sa di Pringle. Paprika e barbecue, senti, è buona la copertura. Penso... Ma sono buoni invece. Penso che li leccherò e basta. Ah, ma sono piccantissimi, sono buonissimi questi. No, non questi sono piccantissimi, buoni. L'altro che mi hai dato la carne era piccantissima. A me è arrivato il piccante adesso, buoni però questi, eh. Ah, si vede che ho la lingua ammortizzata, ammortizzata, addormentata da quella roba di prima. Che schifo. Next. Raga, cioè, ma di che stiamo a parlare? Oh mio Dio, oh mio Dio. Questo lo si prende. Perché è così liscio e sembra plastica? Non lo so. Ma poi ha forma banana. Ah, ma io non... Uomo, che cos'è? Plastica? Non lo so, non lo so. Ah, ma è plastica. Ho preso le cose che mi sembravano più strane. Amo, io morirò. Adoro. Io in tutto ciò ti sto mangiando quello di prima, è buono. È un wurstel. È piccantissimo. Amo, è un wurstel. Amo, se ti faccio vedere in che condizioni sono io. Mi è andato tutto il piccante nel naso. Sembra... Vedi, è il karma. È un wurstel. È il karma. È un wurstel. È un wurstel. È un wurstel. Che schifo. Io vorrei prenderle anche una bevanda. Tipo queste qua strane. Sono il pacco bellissimo. L'odore è buonissimo, amo. Attenta che ti cade, eh. È di vetro. Wow. Che caldo. Ma dove lo senti l'odore? Era una presa in giro. Ma infatti puzza di morte. Amo questa roba. Puzza di morte. Le bibite sono tutte all'uva. No, sa di... Oh! Mio Dio! Sa di aranciata sgasata. Che non sa neanche di aranciata. Che alla fine ti lascia la botta di peperoncino. Ma forse è la mia bocca. Ammetto che ho scelto questo prodotto per il packaging, perché so che appena lo vedrai impazzirai. Ma infatti, secondo me ghiacciata non è male questa. Non le abbiamo messe fuori. Io te l'avevo detto. Però... Secondo me... Alla fine ho fatto finta di nulla perché ho detto, secondo me calde sono ancora più schifose. Secondo me ghiacciata non è male. A volte sa di San Bitter. È un mix, secondo me, la pipì di qualcuno. Wow! No, vabbè, lo sai che lo volevo provare questo? Beh, non l'ho mai comprato. Io lo tengo. È bellissimo, mi piace un sacco. Cioè, volendo, quando si svuota ci puoi mettere anche tipo qualche olio, tipo corpo dentro, anche da usare nel beauty. È bellissimo. Adoro! Ok. Raga, questi li prendo semplicemente perché mi piace troppo il packaging. Sono bellissimi, troppo troppo belli. It's you, it's me, it's Tanfo di Cina. Biscottini. Che bel rumore che fanno qua. Sanno della roba di prima, dolce, la prima che ho provato, quindi ho paura che non siano dolci. Loro ti ingannano, loro ti insegnano i veri inganni. Sono degli Oreo. Ah, sono degli Oreo? Ma come vanno sicuro a mangiarli? Verde. Brava. Sei serio? Io questi te li ho presi davvero perché pensavo ti potessero piacere. Ho detto, se me qua a me. Ma veramente? Tè verde. È tè verde, è il matcha quello verde. Adoro. Sono buoni secondo me. Ho detto, mo io li prendo, se me le piacciono. Finito? No. Adoro. Che ne dite? Prendiamo anche qualcosa di dolce. Magari. Penso sia buono questo, il matcha al cacao. Così non mi odia del tutto con le schifezze che le ho preso. Così, brava. Non odora di niente, ma è molle. Ed è un altro mochi, sono più mochi. Quindi saranno quattro gusti. Lo sento, caffè. Dici? O cacao, cioccolato. Ma sono tutti uguali? Aspetta, non te lo dico io. Infatti. Sono tutti uguali. Dici? Quando dici dici vuol dire che non dico dico. Il mochi al cioccolato. Adoro! Che non sapevano di niente, ho detto, ma come? Che fai il totale, erano così belli nel packaging. No, ci stanno, è molto delicato il cacao. Cioè, più che cioccolato, stanno proprio di cacao. Sì, anche queste te le ho presi perché immaginavo ti piacessero. Molto buoni questi. Adoro! Raga, milk beer. Questo è proprio carino. Secondo me fa cagare, però.
tanto lo assaggerà lei, non lo assaggerò io. L'ho scelta anche questa per il packaging, quindi non so se sarà buona o no. Di cosa sa? Oh mio Dio, ma questo sa di alcolico, di birra. Ma proprio leggermente. Boh, ma che c***o è? Schiuma, ma non è un sapone. La barra! La? Ah, ma ce l'hai azzeccato! No! Ah, ma non sto scherzando, ce l'hai azzeccato, non posso dirti no perché ci proprio azzeccato. No, amo, è tutta bianca, me lo sento. Amo, è una birra. Cioè... Ah, yeah, ce l'hai azzeccato dall'inizio. È una birra dove... Io sono un cavolo di genio. Amo, provala, è molto buona. No, amo, non mi fido. Sa di birra, raga, è pazzesco. Ma è birra? No, io sento l'odore della birra misto al latte. Come fate a non riconoscere il latte? Si sente l'odore del latte con la birra, eh? Senti? No, io il latte non lo sento, sento solo birra. Ah, ma il latte, è l'odore del latte in polvere loro. Devo dire che non è male, perché proprio frizzantino, cioè la stessa schiumetta della quella che fa la birra. No, oh. Più carini questi, super piccanti. Questa è proprio gloria quando assaggerà tutte le cose che ho selezionato. Adoro. È molto pesante, molto vuoto, dischetti di qualcosa con un foglio. No, 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 vuoi una mano? Proviamo. Oh, yeah. Di cosa sanno? Di formaggio. Adesso no. Sanno di piedi. Non è che sono i nostri. Sfiziosi. Sì? No, aspetta. No, ma aspetta, sono piccanti anche questi. Perché quando li mastichi senti i dislivelli. Ho capito che cos'è. È tipo il ramen. La pasta quella del ramen set. Sì, ho capito che dici tu. Quelle non bagnate. Ma sembra. Sono quelle. Prova a guardarle. Io non so. Non ah, so. Ma sì, la mia lingua mi dice che sono quelle. Ma anche a me sembrano quelle. È friabile. Ah, ma sì, sono i pezzi di noodle. Io sto indovinando tutto. Sono i pezzi di noodles. Amo, sei coreana. Ciao, sono Lucia, sono una sirena. Ma che carini che sono. Sono carinissimi. Questi sai cosa sono? Quelli che utilizzano per tappare i buchi anche quando ci sono dei buchi nel tavolo. Ci infilano tutti. Ah, è vero, quello di 5 Minute Crack. Adoro. O questo, non lo so. Devo un attimo capire. Lo devo aprire io? Yeah. So già cosa sono. Sono delle alghe nori. Vero? No. Non mi dai soddisfazione. Sono le alghe. Amo, io sono queste che ti dicevo che mangio. Niente ragazzi, io conosco Gloria e sto gioco come non funziona. Adoro. Bene, ti ringrazio per aver scelto questa roba al posto mio e avermi fatto assaggiare cose che probabilmente io non avrei mai comprato. Domani mattina ci sarà da ridere. Fiatella. Fiatella time. Fiatella check. Fateci sapere se volete che Gloria assaggia cose dal mondo bendata scelte da Antonio. Quindi magari potete scrivere a lui cose che voi avete già provato che vi hanno fatto schifo. Così. Ah, ok, così tu non sai niente. Ok, ci sta. Scrivete a lui, così le prende e me le fa assaggiare nel prossimo video. Vediamo la reaction di Gloria, che a questo punto mangerebbe pure la spazzatura, perché alla fine ho mangiato tutto. Ciao. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Sono fatto malissimo. Domani poi non si riesce a muovere. Vabbè, ciao raga. Ah, che caldo, sto sudando. Ciao. Che caldo. Che caldo. Buonasera a tutti.